Siamo sempre qui al Transpotec Logitech 2013 nello stand della MAN con il presidente del consiglio di amministrazione della MAN in Italia, Giancarlo Codazzi. La MAN è la casa che per prima ha creduto in questa manifestazione, in questa edizione del 2013. Quali sono le motivazioni della vostra partecipazione? Ma io credo che basti vedere quante persone vengono oggi al Fiera per capire l'importanza di questo salone. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che fosse un periodo, un momento nel quale dovevamo dare fiducia al mercato e quindi abbiamo aderito con grande passione e volontà a questa importante fiera che è sempre stata storicamente una fiera importante. E quali sono le novità che quest'anno avrete dovuto portare a questa manifestazione? Ma quest'anno la novità più importante è, come vediamo, i veicoli con emissioni Euro 6, quindi abbiamo tutta la gamma, partendo dal TGL, che è il nostro veicolo per la distribuzione, TGM, veicolo medio, fino al TGX e TGS, che sono i veicoli appunto per il lungo raggio, motorizzati con questi motori a basse emissioni inquinanti Euro 6. Ecco, sicuramente siamo in un momento di crisi di mercato, sicuramente evidentemente che si prolunga da qualche anno. Qual è la sua visione del mercato attuale e i prospetti per il 2013? Ma io credo che abbiamo vissuto anni molto positivi fino al 2008, abbiamo un po', il mercato ha un po' pagato il conto di questi anni dove si è venduto molto, e ora però sono 5 anni che c'è un mercato minore, diciamo, e quindi crediamo che noi prevediamo che da quest'anno, da fine di quest'anno fino al prossimo anno, dovrebbe iniziare a riprendere quello che è il trend normale di un mercato. Quindi siamo ottimisti sull'evoluzione del mercato. Grazie a MAN e buona fiera. Grazie mille, grazie. Nell'ambito dell'offerta dei servizi di autotrasporto, quello della Borsa Noli è sicuramente il servizio che può meglio aiutare le aziende in un momento di crisi di mercato come quella di oggi. Siamo con Fabio Grusovin, presidente del gruppo Transpobank, che ci spiega quali sono i vantaggi di un sistema di gestione flotte come quello di Transpobank Tracker. Ma sicuramente il fatto di ottimizzare l'utilizzo dei mezzi, evitando le percorrenze a vuoto. Poi, offrendo il lavoro in Transpobank, si può sempre soddisfare il proprio cliente evitando di rifiutare dei carichi, perché oggi come oggi è veramente un peccato. E infine lasciare nuovi rapporti commerciali con dei nuovi corrispondenti affidabili, perché la prerogativa principale di Transpobank è quella di selezionare solo operatori affidabili, sia dal punto di vista del servizio che dei pagamenti. E quali sono i servizi specifici che offre il gruppo Transpobank? I servizi specifici sono senz'altro la borsa Noli, la borsa dei carichi, che è attiva dall'89, quindi grande tradizione e storia, che ci ha consentito di selezionare nel tempo i migliori operatori del settore, e poi anche un altro servizio storico è il servizio tracker, telelocalizzazione dei mezzi, che oggi come oggi non è solo localizzazione ma una serie di controlli attivi e proattivi sul mezzo. Grazie, proseguiamo la nostra visita con Trasportare Oggi al Transpotec Logitech 2013. Siamo al Transpotec 2013, ci troviamo con Federico Gagliazzi, General Manager di Iveco per il mercato Italia, al quale chiediamo subito quali sono le ragioni che li hanno spinti a partecipare a questa manifestazione che è tornata nella sua sede naturale di Verona. Allora, l'Iveco ha voluto partecipare in pompa magna a questo Transpotec per dimostrare la nostra, diciamo, fiducia nel futuro di questo mercato in Italia. Abbiamo uno stand di 2400 metri quadrati con tante novità come questa alle mie spalle, che è lo Stralis High Emotional Truck of the Year 2013. Ecco, ci sono anche altre novità che avete proposto in questa occasione? Abbiamo tutta la gamma presente, abbiamo la gamma Iveco, la gamma Astra, la gamma Iris Bus. Abbiamo chiaramente l'Euro 6, lo Stralis Highway Euro 6, abbiamo dei veicoli, dei trattori pesanti, lo Stralis
a LNG, abbiamo l'Eurocargo a metano ad esempio e abbiamo anche delle interessanti soluzioni dual energy sulla gamma Daily, sulla gamma del leggero. Ecco, diamo uno sguardo al mercato. 2012 com'è stato, ma come sarà il 2013? Il 2012 lo sappiamo tutti come mercato, è stato un mercato in contrazione, potremmo dire una cifra, un meno 30% di mercato. Noi come Iveco ci siamo difesi bene, oserei dire, abbiamo incrementato le quote di mercato, ma chiaramente questo in un panorama economico di crisi. Per quest'anno ci aspettiamo sostanzialmente un mercato pressoché costante, dobbiamo difendere la nostra posizione di leadership e cercheremo di farlo con tutti questi nuovi prodotti che abbiamo lanciato quest'anno. Benissimo, ringraziamo Federico Gaiazzi a cui auguriamo buon lavoro e un in bocca al lupo.